Salve creature della notte! Allora, benvenuti al secondo video della rubrica Il carosello carnivoro. Vi ringrazio dell'accoglienza meravigliosa che mi avete dato nel video precedente. Vi ringrazio per tutti i vostri commenti, per tutta la vostra gentilezza. Siete fantastici. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Andiamo subito al libro, così non perdiamo troppo tempo. Allora, il libro di cui vi parlerò questo mese è un'altra recensione positiva. Sono molto contenta, spero di fare solo recensioni positive. Voi pregate che io prenda sem becchi sempre i libri giusti, diciamo così. E il libro è Il diario delle fate di Jane Yolen e Midoli Snyder, edito dalla Newton Compton Editori. Il prezzo di copertina è di 9,90 euro. Io l'avevo pagato al 25% di sconto, quindi sui 7 euro e qualcosa. È in copertina rigida, con sovracoperta, e anche la copertina rigida ha la stessa grafica della sovracoperta. Magari lo tengo senza copertina, senza sovracoperta, così è più pratico. Allora, ho comprato questo libro proprio per recensirvelo, proprio per fare una recensione. Mi attirava la copertina, la trovo molto molto carina, molto suggestiva. E non lo so, anche la trama mi sembrava qualcosa di molto interessante, molto originale, anche se mi aspettavo qualcosa di molto tradizionale, insomma, sui canoni dello young adult. Invece mi sono dovuta ricredere, è un libro che probabilmente di young adult non ha praticamente nulla, ed è un libro molto particolare. Infatti vorrei spendere due parole sul modo in cui è stato, diciamo, pubblicizzato dalla casa editrice. Prima di tutto il titolo, Il diario delle fate, non c'entra assolutamente nulla con il titolo originale. Il titolo originale è Except the Queen, quindi tranne la regina, ed è una frase che verrà ripetuta molto nel corso della storia ed ha un significato molto importante all'interno del libro. Non c'è nessun diario, non esiste un diario. E forse la Newton Compton ha cercato appunto di sfruttare il solito traino pubblicitario dei libri, per esempio del diario del vampiro, eccetera, eccetera. E forse in questo caso per questo libro potrebbe essere una cosa controproducente, perché forse chi lo acquista magari pensando di comprare un solito young adult, magari con storie d'amore tra esseri sovrannaturali e esseri umani, si troverà forse in difficoltà e magari non riuscirà ad apprezzare bene il libro per quello che è. Le due autrici, Midori Snyder e Jane Yolen, non sono due autrici esordienti, non sono due autrici giovani, non sono due autrici che di solito si cimentano, diciamo, con gli young adult. Jane Yolen è una delle autrici di fantasy americane più apprezzate e conosciute, è considerata la Andersen americana, quindi voi capite, è una persona che comunque ha anni e anni di esperienza, un'esperienza che mi sembra almeno di una cinquantina d'anni, ha scritto tantissimi libri. E Midori Snyder anche è un'autrice molto, molto famosa. In più la trama non risponde ai classici canoni degli young adult, quindi. Però potrebbe essere un modo per avvicinare ragazzi giovani a un tipo di libro leggermente diverso dal solito. E quindi questo potrebbe essere anche una cosa positiva. Vedremo, insomma, non si sa. Mai porre limiti alla provvidenza, diciamo. Va bene. Passiamo subito a parlare del libro. Se sentite dei rumori inquietanti è perché qui fuori c'è un temporale, quindi anche io sono molto inquietata. Allora, parliamo della trama. Allora, le due protagoniste di questo libro sono due fate che si chiamano Serana e Meteora e sono due sorelle. Serana e Meteora vivono nel loro mondo, a Bosco Verde, assolutamente in maniera prive di qualsiasi problema, sono molto spensierate, molto frivole, molto un po' scioccherelle, diciamo. Passano le loro giornate praticamente impegnate in varie relazioni sessuali con diversi esseri del loro mondo, a scherzare, ridere, correre per i campi e fare magie. Purtroppo un giorno che cosa succede? Mentre stanno camminando tranquillamente nel bosco, vedono qualcosa che non avrebbero dovuto vedere. Cosa vedono? Vedono la regina delle fate che si accoppia con un essere umano. E questo, per una regina e per un nobile del mondo fatato, è considerata una cosa vergognosa, assolutamente
da non fare. Mentre per loro, per esempio, che sono fate normali, assolutamente non legate a nessuna cricca di potere, a nessuna famiglia nobile, totalmente prive di qualsiasi importanza, sarebbe una cosa di cui non importerebbe nulla a nessuno, anche, anzi molto spesso le fate lo fanno, per i membri della nobiltà è considerata veramente una cosa da non fare. La regina non le vede, per fortuna, loro riescono a scappare in tempo e si promettono di non dirlo mai a nessuno, perché avrebbero paura di cosa potrebbe fare la regina per vendicarsi. E infatti però purtroppo Meteora se lo lascia sfuggire e lo dice ad alcuni folletti, per sbaglio. I due folletti spandono una notizia, la regina lo viene a sapere e decide di punire le due sorelle. Come le punisce? Le manda sulla terra, private dei loro poteri, separate in due posti diversi e ridotte allo stato di due donne anziane. Serana va a finire a New York, dove viene praticamente messa in una sorta di ricovero per senza tetto all'inizio. Poi incontra una assistente sociale che si chiama Jamie Belpensiero, che la mette in una casa e così comincia a vivere nel mondo terreno, diciamo. Mentre invece Meteora finisce a Milwaukee, incontra i bambini scambiati, ovvero bambini che erano stati rapiti in fasce dalle fate e che per una volta cresciute erano stati abbandonati, ma che però non riuscivano più ad integrarsi nel mondo normale, e viene aiutata da un personaggio della mitologia slava, ovvero dalla Baba Yaga, una strega potentissima e che tutti temono, che però, sotto compenso naturalmente, la aiuta e la installa in una casa che lei gestisce, che lei affitta degli studenti, e in cui vive una ragazza che si chiama Sparrow, che avrà molta, molta importanza all'interno della trama di questo libro. Allora, quali sono i temi centrali di questo libro? Io più di questo, come trama, non posso dirvi, perché altrimenti rischierei di farvi degli spoiler che vi rovineranno tutta la lettura, quindi non dico più di questo. I temi più importanti sono la mitologia, perché c'è molta, molta, molta mitologia del mondo fatato, ci sono per esempio i poteri delle erbe, i poteri dei metalli, come i metalli possono al tempo stesso ferire e aiutare gli esseri del mondo fatato. Ci sono diversi temi classici del mondo dei romanzi delle fiabe sulle fate, per esempio c'è il bambino che viene rapito, c'è questi rapporti difficili tra esseri umani ed esseri fatati, come gli esseri umani stanno distruggendo l'ambiente delle fate, distruggendo le foreste, i boschi, eccetera, eccetera. Ci sono temi importanti come per esempio quello della vecchiaia, perché le due sorelle, una volta private della loro bellezza e della loro forza esteriore, si rendono conto quanto sia difficile la vita per una persona anziana che praticamente diventa invisibile agli occhi del mondo, non diventa più importante. Il tema della mitologia fatata è molto importante e ricorre in tante cose. Ci sono personaggi molto importanti che provengono dal folklore classico, per esempio ci sono gli esseri delle tenebre, che sono veramente dei personaggi oscuri e veramente molto spaventosi. C'è questa netta divisione tra esseri fatati ed esseri delle tenebre, che però devono convivere necessariamente, perché il male non può esistere senza il bene, naturalmente. E c'è anche il tema del destino, perché poi queste sorelle piano piano si rendono conto che non sono proprio lì per caso, che c'è un motivo per cui sono state mandate dalla regina sulla terra in questi particolari luoghi. Piano piano si comincerà a capire e non, insomma, se siete attenti alla trama, la maggior parte dei colpi di scena sono abbastanza prevedibili. Però io trovo che questo libro sia veramente bellissimo e soprattutto scritto molto 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 bene. Ha uno stile molto bello e molto particolare. I personaggi hanno diversi modi in cui ci viene raccontata la storia, non c'è un solo punto di vista. Le due sorelle parlano in prima persona e anche altri personaggi parlano in prima persona. Ci sono personaggi che parlano in terza persona, in cui una terza persona esterna descrive le loro azioni, e questo da una parte può un pochettino confondere, ma dall'altra ci rende molto più semplice vedere i vari personaggi. Poi è scritto a capitoli molto molto brevi e questo aiuta ad avere una visione, insomma, a non avere il problema di ricordarsi troppe informazioni. Non è neanche un libro troppo lungo perché sono 372 pagine. E io l'ho trovato veramente un'ottima lettura, a me è piaciuto tantissimo.
Sono stata molto contenta di questo acquisto. Non avevo nessuna aspettativa in particolare, però è un libro che veramente mi ha sorpreso. Trovavo veramente bella la storia, bello il modo in cui veniva descritta, belle le diverse, il diverso modo in cui i personaggi riuscivano ad esprimere i loro sentimenti, le loro opinioni, i loro pensieri. In particolare i personaggi delle due sorelle li ho trovati veramente, veramente molto fatti bene. E anche il personaggio di Sparrow è un bellissimo personaggio. Personaggio di cui veramente si può sentire il dolore e tutte le sofferenze. C'è una forte aura sensuale comunque nel libro e il linguaggio in alcuni punti è abbastanza forte, anche perché non si può pretendere che i personaggi negativi non parlino, insomma, da personaggi negativi, a volte con espressioni un po' volgari. C'è una certa cupezza in alcuni punti del romanzo che, insomma, pensateci magari un po' prima di acquistarlo, se questo tipo di linguaggio magari vi può dar fastidio, però veramente io ho trovato l'unione tra elementi della tradizione, delle fiabe, eccetera, eccetera, con una trama comunque molto moderna, veramente azzeccato e fatto molto molto bene. Quindi lo consiglio assolutamente. È un romanzo che a me è piaciuto veramente moltissimo, lo trovo forse una delle letture migliori di quest'anno. Purtroppo la trama è molto serrata e se vi dico troppo rischio veramente di dirvi tanto e di rovinarvi la sorpresa. Anche se la maggior parte dei colpi di scena, come vi ho detto, non sono proprio imprevedibili, però è meglio che li scopriate da soli, non che ve li dica io. Comunque, è un libro che veramente mi ha sorpreso, di cui sono stata molto molto contenta della lettura e dell'acquisto. Penso che siano stati veramente 7 euro spesi benissimo. Allora, non voglio che questo video diventi troppo lungo, non credo, penso di avervi detto tutto quello che potevo dirvi, perché non voglio veramente rovinarvi la sorpresa, perché se me l'avessero rovinata ci sarei rimasta molto male. Aspetto i vostri commenti se avete letto questo libro, se avete intenzione di leggerlo. Se lo leggete, fatemi sapere come l'avete trovato, me lo potete far sapere sia sotto qui nei commenti che sul forum. Quindi questo è quanto e ci vediamo nel mese prossimo con un'altra recensione. Ciao!